invece una presa di coscienza interna, supportata anche dalla struttura della federazione, di una situazione che poi Marconi vi dirà così nelle cifre, di una situazione che a mio parere serve per fare in modo che la banca possa affrontare il futuro in modo sereno, tranquillo e si possa preparare già fin da adesso a quello che succederà nei prossimi anni, e cioè Basilea 3. Abbiamo vissuto l'esperienza di tante aziende che hanno affrontato il problema Basilea quando Basilea è venuto fuori, impreparate, tante aziende che magari avevano una liquidità buona, avevano accantonate parecchie disponibilità, ma non avevano una sufficiente patrimonializzazione o capitalizzazione per affrontare Basilea nel modo dovuto. Ecco, questo è l'esempio per far capire che quando vengono fuori dei regolamenti nuovi che vanno nella direzione di una maggior richiesta di requisiti patrimoniali, è opportuno, a nostro parere, affrontare fin da subito la situazione e mettersi nella posizione di poter serenamente affrontare queste regole. Questo ha comportato da parte nostra un atto di coraggio, che è questo: noi abbiamo fatto una disamina di tutto il credito deteriorato, ma è un credito storico, il credito che da anni ci portiamo avanti e che, ripeto, negli ultimi periodi magari ha avuto un'impennata grazie alla crisi che c'è, insomma, che è un dato di fatto questo. Si tratta di una pulizia totale di tutto il credito per poi ripartire da zero. Certo, questo potrebbe anche comportare la chiusura di un bilancio in perdita. Io ritengo che per un'azienda che negli ultimi anni, ve lo ripeto, nel 2006 ha chiuso con 5 milioni e 188 mila euro, 2007 con 5 milioni e 238, 2008 con 3 milioni e 583, 2009 con 2 milioni e 23, se dovesse, per fare un'operazione di pulizia in prospettiva della nuova regolamentazione Basilea 3, chiudere un bilancio con un segno meno credo che non sia un problema. Anzi, quando qualcuno ci chiedeva ma a cosa servono questi utili, lo vediamo a che cosa servono, perché se vi ricordate bene qualcuno in quegli anni ci chiedeva ma questi utili cosa servono, no, la banca questa è una società cooperativa, non deve fare, gli utili servono per poi affrontare nuove regolamentazioni, situazioni di crisi, mercati che vanno, no, che si vanno evolvendo in un certo modo. Quindi questo è quello che è successo. Chiaramente questo discorso comporta anche tutta una rivisitazione per ciò che riguarda la struttura aziendale. Abbiamo preparato un nuovo piano industriale che stiamo sottoponendo all'organo di vigilanza perché è prassi che si faccia così. Questa ristrutturazione aziendale prevede una nuova divisione, no, delle aree di competenza, e prevede anche all'interno di questa divisione nuove responsabilità, ma prevede anche l'inserimento di qualche nuova figura professionalmente elevata e adeguata al periodo che stiamo attraversando. Vi dico già che abbiamo stretto un contratto di consulenza la settimana scorsa, è iniziato questi giorni, con un personaggio che a nostro parere è qualificato per affrontare questo periodo e quindi per lavorare sulla riorganizzazione della banca. Io, se volete, vi dico pure chi è, senza problemi: è Stefano Caringi. Questo signore, vi leggo alcuni pezzi del suo curriculum. Caringi Stefano. Di dove? Vabbè, dopo. Lui è nativo di Roma, adesso vi dico, questo è stato dal 76 in Banca d'Italia. Nel 2000 ha conseguito la nomina, stava a Roma all'Ispettorato di Vigilanza, nel 2000 ha conseguito la nomina Ispettore Superiore, ha partecipato a 50 ispezioni generali presso aziende di credito italiane anche nelle filiali all'estero, Atlanta, New York, Tokyo, Londra, Parigi e Francoforte. Dal 1993 ha condotto quale responsabile accertamenti presso il Banco di Sicilia, Banca Fideuram, Banco di Napoli International, Deutsche Bank, Banca Commerciale Italiana, Caripro, Mediobanca, Banca Popolare di Milano, San Paolo IMI, Banca Intesa, Carisbo, Monte dei Paschi, Area Banca.
ha rappresentato la Banca d'Italia presso l'Istituto Monetario Europeo, ha svolto per molti anni incarichi di docenza presso la Banca d'Italia e funzione di relatore in seminari presso istituti vari, all'Università Cattolica di Milano, alla Bocconi, alla Scuola della Guardia di Finanza. Nel 2004 ha lasciato la Banca d'Italia. Poi è la persona... L'età. L'età, questo signore è del 1944. È la persona che da gennaio 2006 a febbraio 2010 è stato il responsabile del servizio di vigilanza presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed è la persona che ha fatto scoppiare tutto quel discorso che c'è stato su San Marino, quindi è una professionalità valida. San Marino. È una professionalità valida, ha con noi un contratto di consulenza che durerà sui 5-6 mesi e che servirà per accompagnare la banca in questo processo di riorganizzazione. Nel frattempo c'è da dire che chiaramente questo sarà per il Consiglio d'amministrazione, ma anche per l'esecutivo, un periodo di lavoro pesante, perché quando ci sono dei processi, quando c'è un nuovo piano industriale, quando ci sono processi di organizzazione, c'è sempre dello straordinario, tra virgolette, da fare. E in questo devo dire, la cosa non è ancora ufficiale perché verrà ufficializzata nel prossimo Consiglio, ma devo dire che il direttore qui Marconi mi ha consegnato una lettera dove chiede di essere per un periodo di tempo esonerato dal ruolo di direttore, pur rimanendo qui dentro, pur svolgendo il suo lavoro, adesso vedremo inquadrato come perché lo decideremo insieme, però ci ha chiesto, dato che qualche problemino di salute purtroppo ce l'ha avuto e ancora ce l'ha, purtroppo, ci ha chiesto in questo periodo di essere supportato da qualche altra figura, onde ragion per cui cercheremo per un periodo di tempo la figura di un direttore generale, dovrà essere una figura di alto profilo professionale, figura che dovrà essere esperta nel credito e nell'organizzazione, la stiamo cercando, non abbiamo diversi curriculum, li stiamo vagliando, non abbiamo ancora individuato la persona. Credo che in uno dei prossimi consigli arriveremo ad individuarla, non appena l'avremo individuata vi faremo sapere chi sarà. Questo è un po' quello che è successo in questi tempi, ripeto, è una scelta, non è una cosa che è nata 10 giorni fa, è una scelta che è stata fatta, che abbiamo fatto qualche mese fa, è un lavoro che stiamo facendo oramai da 3-4 mesi, c'è stata un'impennata questi giorni di notizie, non so da che cosa, ma questo è un lavoro che noi stiamo portando avanti da diversi mesi e l'abbiamo fatto come io ritengo si debba fare, come ogni buona azienda e seria azienda debba fare, con responsabilità, con senso del dovere e in silenzio, perché ritengo che anche questo faccia parte dell'essere responsabili nel ruolo che si ricopre. Io quello che vi dico è questo, ma non vuole essere per carità rimprovero, però ecco, stiamo attenti, io questi giorni ho visto diversi articoli, sono usciti soprattutto sul Corriere Adriatico, stiamo attenti, questa è una banca che come tutte le banche basa le sue prestazioni soprattutto sul rapporto fiduciario che ha con il territorio, con la clientela, con i soci. È una banca che ha voluto, come dicevo prima, per scelta essere lontana da tutte quelle situazioni che potevano andare ad incrinare questo rapporto fiduciario. Ecco, cerchiamo di non fare troppa confusione, di dire le cose come vanno dette, perché poi il rischio è quello che la clientela si spaventi per nulla e che questo rapporto fiduciario in qualche modo venga meno. E questo sarebbe un grosso peccato, ma ci porterebbe anche a dover poi reagire a queste situazioni, perché chiaramente noi non possiamo permettere che il lavoro costruito in anni, una reputazione costruita in anni che a nostro parere ha avuto un'impennata positiva soprattutto negli ultimi anni venga poi in qualche modo scalfita dal chiacchiericcio, dalle notizie buttate là così. Questa è una preghiera, una raccomandazione, ma anche una preghiera che vi faccio, insomma, teniamo conto che stiamo parlando di una banca. Bene.